Partiamo con il workout 1, arti inferiori. Eseguiamo 10 squat. Butta fuori l'aria mentre sali. Attenzione alla schiena. Usa le braccia. Eseguiamo ora 10 affondi con una gamba, 10 affondi con l'altra. Ricordati di portare il ginocchio verso l'alto, utilizza le braccia. Scendi bene con il ginocchio che va quasi giù a toccare il pavimento, se ce la fai. Butta fuori l'aria mentre sali. Inspira mentre scendi. Ok. Usiamo l'altra gamba. Attento alla schiena, sempre dritta. Le braccia ti bilanciano. Come parte cardio facciamo un minuto di marcia sul posto. Ginocchia belle alte, utilizza sempre le braccia, respira normalmente, guarda davanti a te. Ricordati che se vuoi fare un allenamento più intenso vai un pochino più veloce, se invece sei alle prime armi rallenta, vai più piano e solleva meno le ginocchia. Tieni la schiena bella dritta, il petto in fuori, le spalle rilassate. Appoggia bene tutto il piede. Vediamo adesso gli esercizi per gli abduttori, l'esterno, coscia, e gli adduttori, l'interno. Prendi un tappetino, ti sdrai a terra, metti una mano sotto la testa, la gamba sotto un po' piegata, l'altra stesa, sali fino a 45 gradi circa e scendi. Butti fuori l'aria mentre sali, ne fai 10. Grandi. Altri due e 10 piccoli a metà. E ti fermi qua, la gamba sopra la porti avanti, quella sotto la stendi, la testa resta sempre in questa posizione, provi a salire con la gamba sotto e facciamo l'interno. Sempre 10 volte, grandi, più che puoi, sali. E 10 piccoli. E stop. Cambi lato. E ripeti la stessa cosa. Quindi una mano sotto la testa, la gamba sotto piegata, quella sopra dritta. Salgo fino a 45 gradi, scendo senza appoggiare.
fuori l'aria mentre sali. Altre due. Ti fermi a metà, me li fai piccoli. La gamba sopra la porti avanti, stendi la gamba sotto, facciamo gli adduttori, sali e scendi, grandi, più che puoi. Tieni la testa sempre rilassata, appoggiata giù. Ultimi due. E me ne fai 10 piccoli. Vediamo ora l'esercizio ponte per i glutei. Ti sdrai a pancia in su sul tappetino, tieni i talloni sotto le ginocchia, le mani lungo i fianchi, porti il bacino verso l'alto buttando fuori l'aria, cerchi di allineare bene le ginocchia, il bacino e le spalle, poi scendi senza appoggiare i glutei. Ne fai 10. Altri due, poi ti fermi in alto, qua, cerca di mantenere la posizione, utilizza bene i glutei, i lombari, gli addominali, conti fino a 10 e poi pian pianino torni giù e scendi e ti appoggi. E pian piano scendo. Come parte cardio facciamo un minuto o due minuti, a seconda del grado di allenamento, di step touch e leg curl insieme. Fai due step touch e due leg curl, quindi talloni dietro, tocchi avanti, talloni dietro, con i gomiti che restano sempre alti. Respira sempre normalmente. Se vuoi aumentare l'intensità lo fai leggermente più veloce. 1, 2, 3 e 4. Tocco, tocco, tallone, tallone. Tocco, tocco, tallone, tallone. Tieni le spalle basse. Vediamo ora l'esercizio passo squat sumo con elastico. Allunga bene la gamba, ritorna e vai dall'altra parte. Ricordati di piegare tutte e due le gambe, non solo una, e cerca di allargare più che puoi. Tieni sempre il corpo al centro delle gambe, non spostarti troppo su un lato. Le punte dei piedi sono leggermente aperte. Butta fuori l'aria mentre sale, usa le braccia per stare in equilibrio e per bilanciarti. Attenzione. Ultimo. Prossimo esercizio per i glutei con l'utilizzo dell'elastico. Ti appoggi ad una sedia per l'equilibrio, è meglio.
spingi la gamba dietro, fai un bello slancio e ritorni, cercando di tendere al massimo l'elastico. Puoi inclinarti un pochino in avanti col busto, la gamba appoggiata la tieni un po' leggermente piegata. Ne fai 10 da una parte, cercando di salire più che puoi. Ultimo, cambio e 10 con l'altra. Butta fuori l'aria mentre fai lo slancio posteriore. Gli ultimi due. Come parte cardio facciamo un minuto o due minuti, se sei già allenato e te la senti, di calci avanti utilizzando anche le braccia. Sali bene con la gamba, più che puoi, dovrebbe superare l'ombelico. Usa le braccia sempre dritte e vai verso il piede opposto. Butta fuori l'aria mentre chiudi, inspira mentre torni giù con la gamba. Guarda sempre avanti, tieni le spalle rilassate, la schiena dritta. Vediamo ora il crunch, un esercizio per gli addominali sul tappetino. Ci mettiamo a pancia in su, con le piante dei piedi appoggiate, le ginocchia verso l'alto e le mani dietro la testa. Parti da questa posizione, butta fuori l'aria mentre sali senza chiudere il mento e ritorni giù. Ti consiglio di appoggiare la testa tutte le volte. Cerca di salire più che puoi. Evita di chiudere i gomiti e di strattonare con le mani la testa. Gli ultimi due. Il secondo esercizio per gli addominali si chiama chiusura a libro, lo facciamo sempre sul tappetino. Andiamo a metterci a pancia in su con le mani dietro la testa, le gambe a tavolino, quindi gamba, coscia a 90 gradi. Da qui porto la fronte verso le ginocchia e le ginocchia verso la fronte. Chiudo, butto fuori l'aria, inspiro, scendo. Attento a non scendere troppo con le gambe, a non andare a inarcare troppo la schiena. Ricordati di appoggiare la testa tutte le volte. Ultimi due.